Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono molto lieto quest'oggi di proseguire il nostro ciclo seminariale su identità e discriminazioni con il professor Roberto Finelli su un autore italiano molto importante che noi abbiamo utilizzato un poco come una sorta di farmaco alle questioni relative al razzismo e parlo ovviamente della filosofia del dialogo di Guido Calogero, di cui fra l'altro il professor Finelli è stato allievo, come voi apprenderete subito. Il professore Finelli è un grande studioso non soltanto della storia della filosofia italiana, ma direi della storia della filosofia in generale, annovera molti volumi, molti libri, una grande attività intellettuale. A me piace ricordare soprattutto la trilogia che il professore ha scritto su Marx ed Hegel. L'ultimo volume si chiama Un parricidio compiuto, il confronto finale di Marx con Hegel e anche lo studio per un nuovo materialismo, presupposti antropologici ed etico-politici. Ma non voglio rubarvi altro tempo, mi interessa innanzitutto ringraziare il professore per la sua partecipazione, per questa possibilità di poter discutere con lui del suo grande maestro Guido Calogero. Quindi prego, Roberto, a te la parola, benvenuto e grazie della tua presenza. Grazie a Fabio Ciraci per questo invito. Buongiorno agli studenti, alle studentesse, buongiorno ai colleghi e alle colleghe. E dunque, io ho accolto con molto piacere questa conversazione su Guido Calogero perché, come diceva il nostro ospite, io sono stato per molti anni all'Università di Roma di Guido Calogero, ho studiato con lui filosofia e filosofia moderna e l'ho frequentato anche intensamente su un piano privato ed è stato effettivamente il punto di riferimento fondamentale della mia formazione universitaria e non solo universitaria. Calogero, come voi sapete, è una figura del Novecento, nasce nel 1904, muore nel 1986 e ha una vita notevolmente varia e complessa, dall'opposizione al fascismo, dall'arresto, il confino per diversi anni, il carcere in Puglia, a Bari e poi un'attività anche di direzione di istituti di cultura all'estero prima di prendere la cattedra universitaria, anche se appunto lui giovanissimo era divenuto professore di filosofia all'Università di Firenze per una tesi di laurea che rimane molto importante sulla logica aristotelica, una tesi che a mio avviso è ancora fondamentale per studiare Aristotele, che fu molto apprezzata da Giovanni Gentile, tanto dal punto di dargli una cattedra universitaria all'età giovanissima di 25 anni. Ma a noi interessa, insomma, parlare soprattutto di Calogero, maestro di filosofia in quanto maestro di civiltà, cioè maestro di filosofia in quanto contemporaneamente teorico di un modo di concepire la democrazia e le relazioni tra le soggettività, che a mio avviso hanno un profondo valore ancora oggi e che mostrano appunto quanto la filosofia possa essere non speculazione astratta, ma
ma organizzazione di una pratica concreta di vita. Stavo per dire Socrate, ho anticipato, Calogero, come dicevo, nasce come grande studioso di filosofia antica, anche perché nasce in un ambiente di cultura greca profondissima, dovuta in primo luogo alla madre, Emanuela Michelangeli, che è la prima donna a laurearsi all'Università di Messina durante gli anni 10 con una tesi sulla figura della donna in Senofonte. Il padre di Calogero è un grande francesista, realizza un importante dizionario francese italiano. Il padre di Calogero è un grande grecista che ha insegnato all'Università di Bologna, è un carducciano, quindi come vedete, insomma, è una famiglia in cui la cultura umanistica, in modo particolare greco-classica, è fondamentale. Io ricordo che noi rimanevamo tutti incantati dal modo in cui Calogero ci recitava il greco. Ci recitava in particolare l'Iliade, che già voi sapete è caratterizzata da un linguaggio arcaico e non facile. Cantava i lirici greci con una delicatezza estrema e dunque, diciamo, questa passione per la filosofia antica, di cui sottolineo tra l'altro un altro testo, a mio avviso fondamentale, che è il primo volume della Storia della Logica Antica, Storia della Logica Antica, primo volume, La Logica Arcaica, pubblicato dalla Terza. Io credo che sia ancora il testo fondamentale per comprendere come la filosofia non nasce dalla filosofia, ma nasce da altri contesti culturali, sociali e problematici, come in primo luogo l'etnologia, il pensiero magico e molte altre cose. Per chi voglia capire questo può leggere i primi tre capitoli di questo testo fondamentale, che è appunto La Storia della Logica Arcaica, primo volume, pubblicato dalla Terza. Ma qui vorrei fermarmi fondamentalmente sul modo in cui Calogero interpreta il rapporto tra Socrate e Platone. Perché è proprio attraverso la riflessione su queste due figure della filosofia antica che Calogero giunge alla prima contrapposizione in termini sia epistemologici, cioè di come si costruisca la verità, sia in termini etici, cioè di come si costruiscano le relazioni tra soggettività sia individuali che collettive, nella contrapposizione e distinzione di logo e dialogo. Il logo, cioè la conoscenza, che per Calogero è una conoscenza in genere esercitata da una mente solitaria che conosce la realtà e pronuncia un logo su quella realtà, cioè un discorso, una definizione, e d'altro canto invece il dialogo che, come dice l'etimologia, è uno scambio di logoi. Sappiamo tutti che la particella, la preposizione dia in greco antico significa attraversamento, scambio. Bene, per Calogero Socrate è il protagonista
l'eroe, diciamo, eponimo che dà fondazione al dialogo come strumento precipuo della filosofia, mentre Platone è il grande teorico e celebratore del logo attraverso la dottrina delle idee. Cerchiamo di capire un po' meglio, diciamo, questo confronto. Bene, noi sappiamo tutti da quel testo meraviglioso che è l'Apologia di Socrate, scritta da Platone dopo la morte di Socrate, che Socrate, prima di andare a morte, viene accusato dai suoi concittadini di corrompere i giovani, di non riconoscere gli dèi della città, di praticare nuovi culti a dèi che vengono fuori dalla città, e Socrate risponde a questa accusa con la narrazione del fatto che il suo caro amico Cherefonte è andato all'oracolo di Delfi e ha domandato: ma c'è qualcuno in Grecia più sapiente di Socrate? E l'oracolo ha risposto che Socrate è il più sapiente dei greci, e quindi Socrate, dietro questo verdetto, si è messo a cercare, a andare in giro per Atene, a cercare costantemente chi fosse più sapiente di lui, perché lui sapeva di non sapere. E da questa, diciamo, impostazione è tutta la vita di Socrate che s'atteggia in questo ricercare la verità attraverso la conversazione con gli altri, attraverso il dialogo con gli altri, giungendo a consapevolezza poco a poco che la verità non è oggetto di contemplazione, non è oggetto di conoscenza teoretica, non è oggetto di conoscenza intuitiva, non appartiene al teorein, ma appartiene alla prassi, al pratein, cioè appartiene ad una dimensione pubblica e collettiva, per cui si scambiano opinioni, si confutano opinioni bizzarre e inadeguate, e progressivamente, attraverso uno scambio collettivo, si produce ciò che sembra il maggiormente verosimile. Quindi, dal fatto che Socrate non parte da una conoscenza presupposta, non presume di sapere più degli altri, ma presume appunto di non sapere, secondo Calogero nasce questa concezione collettiva e dialogica della verità come composizione democratica delle diverse opinioni. Voi sapete, già nell'Apologia di nuovo, che Socrate si è opposto a quello che Platone definisce il macros logos, il grande discorso dei sofisti. I sofisti sono coloro che insegnano fondamentalmente la retorica, del discorso come capacità di sedurre e di convincere, non attraverso argomentazioni pertinenti, ma fondamentalmente attraverso un uso appunto del linguaggio fatto di citazioni, di improvvisi cambiamenti di significato, fatto di tutta una serie di giochi retorici, perché il giovane greco potesse farsi valere nell'assemblea. La sofistica è profondamente legata all'avvento democratico ad Atene, appunto, di una struttura assembleare, ed è
la capacità appunto di far trionfare, come dice anche Gorgia, il discorso peggiore trasformandolo nel discorso migliore, nel discorso più potente. E tecnica fondamentale della sofistica è il macros logos, il lungo discorso, che deve in qualche modo intontire, sedurre proprio nel senso etimologico del termine, seduco, condurre via l'ascoltatore, per appunto avvicinarlo alla propria verità, al proprio convincimento. Socrate, ma anche l'intera, diciamo, produzione platonica, è contro, ovviamente, la sofistica, è contro questa concezione appunto del logos, dell'unico logos, che è l'unico discorso sofistico, e a cui la socratica oppone il micros logos, il breve discorso, fatto costantemente di interlocuzioni con gli altri. Che cosa pensi che sia la virtù? Ah, la virtù è onorare gli dèi e rispettare le leggi della città. Ma che cosa sono gli dèi? Ah, gli dèi sono... Il micros logos è fatto costantemente di brevi domande e brevi risposte, a cui partecipano costantemente e criticamente tutti i possibili interlocutori. Ora, quindi, come dire, Calogero, con la filosofia del dialogo, appunto, comincia a fissare questo singolare diverso criterio epistemologico del vero. Il vero, prima che essere qualcosa di oggettivo e di permanentemente oggettivo, è l'esito di un costante dialogo e vivere civile. Al quale partecipano tutti con eguali diritti e doveri, con eguali diritti e doveri di partecipazione, di critica e di costruzione. La tesi storiografica di Calogero è che Platone, il giovane Platone, sappiamo così profondamente legato all'insegnamento socratico, abbia vissuto la morte del maestro come ovviamente un evento drammaticissimo, non solo sul piano dell'affettività personale, ma anche sul piano della elaborazione teorica. E la tesi di Calogero è che Platone, non riuscendo a mantenere lo stesso rigore democratico e dialogico di Socrate, non riuscendo a mantenere il rigore di questo criterio etico socratico, il dovere cioè di discutere con tutti e di riconoscere ciascuno interlocutore come degno di ascolto e di verità. Ricordate che l'Apologia di Socrate si conclude con quel terzo bellissimo discorso, quando c'è stata l'esito del processo, la sentenza di condanna a morte, e Socrate prende commiato dagli ateniesi dicendo: cari cittadini, voi continuate a vivere, io vado a morire. Chi va verso il meglio nessuno lo sa, perché o la morte è un sonno senza sogni,
e quindi sarà un luogo di pace assoluta e potrò, come dire, riposare meglio del re del persiano, come esempio, diciamo, di una vita estremamente lussuosa e raffinata, oppure sarò sveglio nel Tartaro. E quale occasione migliore per incontrare tutti gli antichi saggi, da Omero, Esiodo, e ricominciare a discutere, a dialogare con loro, ricercando cosa sia la virtù, cosa sia la bellezza, cosa sia il rispetto. Quindi anche nell'aldilà c'è questa estensione della legge del dialogo come principio etico fondamentale, principio di verità, principio teoretico e contemporaneamente principio etico. Bene, Calogero, per Calogero Platone non regge la drammaticità della morte di Socrate, non regge l'episodio drammatico che l'uomo più giusto di Grecia, o meglio che l'uomo più giusto di Atene, che ha sempre rispettato le leggi della città, che ha sempre combattuto le battaglie militari in cui era oplita, senza mai scappare di fronte al nemico, che ha sempre rispettato le leggi, sia messo a morte. E l'ipotesi di Calogero è che la dottrina delle idee nasca in qualche modo come risposta a questo dramma filosofico, ma anche esistenziale, e che Platone, come dire, abbia avuto la necessità di affermare una struttura del mondo, una struttura della vita, in cui ci fossero dei punti di riferimento inalterabili, immodificabili, assolutamente certi, quali erano per Platone le idee. E quindi abbia avuto la necessità di distinguere appunto il mondo in due mondi, quello del divenire, quello della corruzione, quello dell'imprecisione, che è il mondo in cui noi viviamo, in cui nasciamo, e poi l'altro mondo che comanda e organizza il caos del divenire, che è il mondo delle idee, dove l'idea è solo apparentemente trascendente, perché in effetti è immanente a questo mondo, nel senso che lo organizza con la sua fissità e permanenza di senso. Ecco, per Calogero, Platone aveva fondato il logo, aveva fondato una concezione della verità come riflesso e conoscenza di strutture fisse e permanenti della realtà, a cui ci si avvicina attraverso un processo di raffinamento culturale, la geometria, la matematica, la musica, la filosofia, infine, ma che sfugge alla necessità e all'obbligo del dialogo. Dunque, in qualche modo contrapposizione tra logo e dialogo. Ma questo ci consente di passare in qualche modo al secondo punto di questa riflessione, di questa conversazione, che concerne la definizione da parte di Calogero di ciò che sia libertà, e quindi del modo in cui, a partire da una certa definizione di libertà, si possa intendere la democrazia moderna e l'organizzazione sociale della nostra esistenza.
La definizione che Calogero prova a dare di libertà, vedremo poi, si connetterà profondamente con la sua esperienza e la sua militanza, oltre che di filosofo, anche in qualche modo di organizzatore politico, perché Guido Calogero dà vita insieme a un altro intellettuale che si chiamava Aldo Capitini durante gli anni 30, durante la seconda metà degli anni 30, quindi siamo in pieno regime fascista, a un movimento antifascista che si chiamerà il liberal socialismo, di cui poi pubblicherà un manifesto con diverse altre articolazioni. E questo movimento del liberal socialismo, che appunto lo condurrà nelle galere fasciste, poi sarà una parte significativa nel dopoguerra, esperienza politica che si chiamerà la terza via, cioè il tentativo in Italia di costruire una civiltà e una ripresa economica e sociale alternativa sia a quella cattolica della Democrazia Cristiana sia a quella del Partito Comunista. Questa terza via, che poi si personificherà fondamentalmente in un partitino che sarà il Partito d'Azione, vedremo insomma che significati ha per quello che stiamo dicendo. Qual è la definizione di libertà che deriva da questa concezione dialogica della verità? Ripeto, torno a dire, da una verità che non è teoresi, che non è contemplazione, ma che è azione, in quanto pratica e modalità di relazione con l'altro nel dialogo. La definizione di libertà che ne deriva è che io posso dialogare rinunciando a una mia presunzione di verità solo con chi riconosco interlocutore di pari dignità alla mia, solo con un interlocutore a cui attribuisco libertà e capacità di discernimento pari alle mie, un interlocutore capace di pensare e di soffrire pari a me, insomma. Posso fondamentalmente discutere, costruire un processo verso la verità semplicemente e fondamentalmente attraverso un costante riconoscimento degli altri come aventi dignità pari alla mia dignità, solo cioè attraverso un processo di moltiplicazione della libertà. Se, dice Calogero, il vero si riesce a realizzare solo attraverso un percorso comune, è fondamentale che coloro che partecipino a questo concorso comune siano delle menti o degli esseri umani fondamentalmente liberi in se stessi, tolti a una condizione di costrizione, di violenza, di emarginazione, di impossibilità a pensare, per cui la mia realizzazione di libertà, il fatto che io possa essere libero
nella ricerca dei valori e dei modi più adeguati per la mia vita, impone questa ricerca di libertà che io solleciti e promuova quanto più possibile la libertà degli altri, perché solo da soggettività libere e responsabili io potrò avere una collaborazione e un aiuto in questa costruzione di un processo comune. Cioè si potrebbe dire che per distinguersi, e questo lo vedremo subito, dalla vecchia tradizione del liberalismo ottocentesco, Calogero definisca la libertà non secondo il detto per cui la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri, che è la classica definizione liberale. La mia libertà finisce dove inizia quella altrui. Calogero dice: la mia libertà inizia dove inizia quella degli altri. La mia libertà inizia dove inizia quella degli altri, perché se la mia vita è una vita fondamentalmente in relazione con gli altri, l'altro non è fuori di me, ma è dentro di me in mille modalità, è indispensabile allora che io coltivi la maturazione e la ricchezza degli altri, affinché appunto la loro ricchezza sia la mia ricchezza e sia il non impedimento alla vita. Quindi Calogero, con questa teoria della moltiplicazione delle libertà, io posso realizzare quanto più è possibile il mio progetto di vita, il mio personale progetto di vita, dice Calogero, perché ciascuno ha un proprio progetto di vita distinto dagli altri, che costituisce la singolarità della sua esistenza e la sua irripetibilità nel mondo. Io posso realizzare il mio progetto di vita quanto più interloquisco, mi relaziono, entro in contatto con soggettività analoghe, concentrate sul loro progetto di vita e capaci appunto di una reciprocità di rispetto in questo convenire collettivo. La mia libertà dipende dal grado di libertà degli altri e dal fatto appunto che insieme possiamo comporre un discorso dialogico. Allora, questa definizione di libertà, che poi si è tradotta nel manifesto politico del liberal socialismo, fu criticata profondamente da Benedetto Croce, sia durante il fascismo che dopo la fine del fascismo, perché Benedetto Croce criticò l'intero movimento del liberal socialismo, affermando che pretendeva di mettere insieme, di giustapporre, di confondere due valori
e due tradizioni politiche che a suo avviso dovevano rimanere profondamente distinte, quella del liberalismo e quella del comunismo. Mentre il liberal-socialismo era proprio il tentativo, come dice la parola stessa, di mettere insieme queste due tradizioni politiche, culturali e antropologiche. Benedetto Croce, come voi sapete, è il grande filosofo della libertà, è il grande filosofo della civiltà liberale, è il grande filosofo che appartiene a una tradizione che dice che la libertà si consuma in primo luogo nell'interiore hominis, nell'interiorità, attraverso la mente, attraverso le facoltà di ogni soggetto, e che, come diceva tutta la grande tradizione liberale anche dell'Ottocento, basti pensare a quello che diceva Kant sullo stato di diritto. Kant diceva che lo Stato deve essere una istituzione che emette in qualche modo solo delle leggi negative, cioè delle leggi che dicono che cosa i cittadini non devono fare. Perché lo Stato non si deve mai permettere di cosa gli individui devono fare, come accade per esempio invece con lo Stato nostro del welfare. No? Abbiamo un'assistenza sanitaria nazionale, è un bene per tutti, è un dovere per tutti, e tutti devono, come dire, curarsi in quel modo. No? Lì lo Stato dice come bisogna comportarsi, che cosa è il bene, oppure anche un percorso scolastico obbligatorio. In una concezione radicalmente liberale, invece, lo Stato deve solo, come dire, emettere delle regole che impediscano che le libertà dei singoli si danneggino tra di loro. E quindi deve solo dire ciò che non devono fare i singoli, perché il valore fondamentale per il liberalismo è la libertà come spazio interiore, come autonomia interiore rispetto a qualsiasi intervento dall'esterno. La libertà è fondamentalmente il luogo del privato. Il pubblico in qualche modo è il disvalore rispetto a questo luogo religioso del privato, e il pubblico al massimo deve emettere leggi che impediscano gli attriti tra i privati. Quindi il pubblico deve dire solo ciò che non si deve fare. Bene, a questa concezione liberale della libertà, fondata sulla radicale autonomia del singolo, Calogero contrapponeva questa teoria della moltiplicazione delle libertà con la tesi, appunto, che il benessere dell'altro fosse indispensabile al mio benessere, nella misura in cui partiamo da una dimensione intersoggettiva della nostra esistenza. Intersoggettiva significa che, come dire, da questo punto di vista Calogero raccoglieva
la grande lezione dell'idealismo tedesco, della filosofia tedesca post-kantiana, perché sappiamo, anche qui la cosa è complessa, ma se Kant poteva dire che l'individuo si universalizza e diventa libero attraverso la ragione, la critica della ragion pura e la critica della ragion pratica, quindi c'era un discorso ancora di razionalità interiore. Bene, noi sappiamo che l'idealismo tedesco dice che ciascuno di noi è cosciente di se medesimo, è autocosciente, non a partire dalla ragione interiore, ma a partire dal riconoscimento dell'altro, a partire dall'alterità. Tutta la filosofia hegeliana è costruita, sappiamo, sul fatto che, come si dice nella fenomenologia dello spirito, l'autocoscienza, il sapere di sé, è sempre mediato dallo sguardo e dal riconoscimento dell'altro, dalla stima o dalla disistima dell'altro, e che noi cresciamo in una costante dimensione intersoggettiva. E l'autocoscienza è solo l'esito di un processo dialettico in cui l'altro è fondamentale nella definizione del noi. Quindi Calogero, da questo punto di vista, appunto, fa riferimento in qualche modo a una diversa antropologia, come dicevo, dell'intersoggettività. E allora, perché il liberalsocialismo? Perché il liberalsocialismo? Perché Calogero derivava da tutto ciò che la democrazia si può concepire come un complesso di istituzioni che a diversi livelli, locali, comunali, regionali, nazionali, consentono di realizzare una partecipazione quanto più ampia possibile al dialogo, cioè alla produzione di verità e decisioni collettive. Ma che per poter partecipare ad un'elaborazione dialogica, piccola o grande che essa sia, bisogna avere la capacità di parola, bisogna avere la possibilità di parola, bisogna vivere in una condizione materiale e culturale che consenta questa costruzione di soggettività capace di logos e quindi capace di dialogo. Le regole della democrazia rimangono formali se non c'è tutta una legislazione economico-materiale che consente la possibilità, appunto, di acquisire maturazione di sé. E questa è, appunto, tutta la legislazione del socialismo, tutta la tradizione del socialismo che rivendica l'altro valore fondamentale della modernità, che è quello dell'eguaglianza. La civiltà liberale si è costruita sul valore della libertà, sul valore dell'autonomia rispetto al potere esterno, al potere esteriore, in primo luogo quello dell'autocrazia monarchica. E tutta la civiltà del 7-800 europeo è animata da questo valore fondamentale della libertà.
di contro al potere. Alla fine dell'Ottocento nasce col marxismo e col socialismo quest'altro valore fondamentale della modernità, che è l'eguaglianza. Ora, mentre Croce poteva dire che la libertà è il valore fondamentale di ogni costituzione politica, il valore fondamentale da rispettare, e la giustizia appartiene degli atti legislativi concreti, transeunti, episodici, che si possono costantemente modificare. La giustizia era un valore secondario rispetto a quello della libertà. E pensate a tutta la lotta antifascista di Croce, quindi è legittimo pensare questo. Per Calogero, che viene da una grande tradizione politica italiana, che è quella del socialismo liberale di Carlo Rosselli, un antifascista, ricordiamo, ucciso dai fascisti a Parigi insieme al fratello, che viene dalla tradizione risorgimentale mazziniana di Cattaneo e di altri, la necessità appunto di concepire un socialismo democratico. Bene, Calogero, insieme ad altri appunto che comporranno il movimento liberal socialista, ritiene che alla fine della Seconda Guerra Mondiale vi sia necessità di mettere in valore i due valori fondamentali che la storia d'Europa dell'Ottocento e del Novecento ha messo in campo, anche con la rivoluzione sovietica, che sono appunto quello della libertà da un lato e quello dell'eguaglianza dall'altro. Quindi, ovviamente, in un discorso anche profondamente critico nei confronti del comunismo, di un comunismo che pensa solo all'eguaglianza dei bisogni materiali, ma non pensa alla salvaguardia della libertà. Quindi questo tentativo appunto di terza via, e questo tentativo appunto di compenetrare le due impostazioni politiche, ma a partire da questa dimensione originaria dell'alterità, del riconoscimento dell'alterità come luogo fondamentale di arricchimento della nostra soggettività personale. L'altro non è esterno a noi, dice Calogero, ma è profondamente interno, come poi dirà tutta la tradizione psicanalitica moderna, ovviamente, a partire dal rapporto madre-bambino, a partire dai riconoscimenti o disconoscimenti che hanno luogo in quella relazione primaria. Quanto l'altro entra dentro di noi. Quindi questa diversa collocazione antropologica ed ontologica dell'altro. L'altro è solo apparentemente fuori di noi, da un punto di vista biologico, fisico, ma da un punto di vista psichico, l'altro è dentro di noi. E questa affermazione pone l'esigenza di una forma di civiltà, di organizzazione politica, istituzionale, culturale, nuova e profondamente adeguata a questa diversa concezione di anthropos. Per cui l'anthropos, l'homo sapiens, è non solo animal, non è solo organismo biologico,
ma è contemporaneamente da sempre soggettività profondamente legata all'alterità. Come pensare nuove forme di organizzazione sociale, politica e culturale che partino da questa nuova prospettiva antropologica? Questo, diciamo, è stato uno, io ora mi taccio e mi fermo, è stato forse l'obiettivo fondamentale di Guido Calogero, di cui l'ultimo ricordo che ho, poi poverino, lui soffriva anche di un'alternanza di depressione e di eccitazione, non so se è dovuta anche all'esperienza del carcere, ma prima che precipitasse, diciamo, nel momento finale della sua malattia, mi ricordo appunto 68, era scoppiato il 68, in particolare all'Università di Roma, e non solo Roma, insomma, però particolarmente a Roma, lettere e filosofia era il centro, e c'erano queste assemblee nell'Aula Magna, infuocate, l'Aula Magna costantemente occupata, e c'era questo nuovo modo di proporsi, assemblee che non finivano mai. Beh, a un certo punto, noi eravamo in occupazione da circa 6 o 7 giorni, e c'erano questi nuovi leader del movimento studentesco che parlavano con molta foga, direi spesso con eccessiva foga, e si presentò al picchetto che chiudeva la facoltà il vecchio Calogero, l'unico professore che venne a trovarci in qualche modo, perché voleva venire a sentire, venire a partecipare, e si mise in prima fila nell'Aula Magna, mi ricordo, con la mano dietro l'orecchio, perché era già abbastanza sordastro, tentando di capire ciò che non poteva capire, perché in quel momento i discorsi erano assolutamente incompatibili in qualche modo, anche a grado di violenza. Va bene. Bene, allora io mi fermerei un attimo qui. Va benissimo. Pausa e prendiamo... Va benissimo, Roberto. Eccoci qua. Roberto, si vede che a Roma c'è più luce che a Lecce oggi. Sì, sì, è una cosa paradossale rispetto alla bellissima luce di Lecce, però questa volta è così. Questa volta ce l'avete una bella luce voi. Ha piovuto moltissimo e quindi oggi le luci sono molto trasparenti. Va bene? Sì. Possiamo riprendere? Volentieri, volentieri. Io purtroppo non ti ho potuto offrire il caffè. Prego, prego Roberto. Allora, ecco, due ultime considerazioni prima di cominciare, spero, un po' di dialogo tra di noi. Questa concezione della democrazia come istituzione che dovrebbe derivare dal dialogo e che dovrebbe consistere in una espansione costante di coloro che hanno diritto al dialogo. La democrazia come processo quanto più possibile inclusivo di alterità, di qualsiasi natura esse siano, di qualsiasi religione, genere, provenienza nazionale. La democrazia è fondamentalmente questo,
un costante processo di espansione dei suoi interlocutori e quindi un costante processo di espansione di diritti di riconoscimento, di pratiche di riconoscimento. Torno a dire di carattere non solo giuridico formale, ma di carattere sostanziale, che provvedano cioè ad una materialità per ognuno che consenta un processo e un percorso di acquisizione. Quindi la democrazia come questa sfera di espansione di orizzontalità quanto ad inclusione di altri. E questo, diciamo, come il suo vero valore, questa capacità appunto di includere e di rendere atti alla parola e di rendere capaci di discorso, capaci non solo in termini formali, ma in termini reali. Questa definizione di democrazia e di etica, quanto teoria del bene e del male, che deriva paradossalmente dal solo atto di parlare. Se rigorosamente concepito questo atto di parlare dialogante, con tutte le implicazioni di diritti e di doveri che il parlare dialogante implica dentro di sé. Quindi capite questa dimensione profondamente pratica dei valori. Abbiamo detto sia conoscitivi che sociopolitici, pratica perché è l'atto medesimo e semplice del parlare e non del pensare, teorein, ma è pratein, che dà la fondazione dei valori. Questa tematica è stata ripresa profondamente nella cultura filosofica e non solo filosofica tedesca contemporanea degli ultimi 40 anni, attraverso un complesso di autori, di cui il più noto sarà Jürgen Habermas, insieme ad Otto Hapel, ma soprattutto Jürgen Habermas, che ancora oggi è il più grande filosofo tedesco, in un movimento che è stato chiamato, non a caso in tedesco, termine pesante, Rehabilitierung der praktischen Philosophie, riabilitazione della filosofia pratica, in contrapposizione a una filosofia solo teoretica o ontologica, come poteva essere quella di Martin Heidegger e del suo far partire la filosofia dall'essere, quindi da un principio ontologico in qualche modo, fuori dell'umano, questo grande pensatore che ha molto condizionato il Novecento, Heidegger. Bene. Anche un autore come Jürgen Habermas, che è un autore fondamentale per comprendere la modernità, ha scritto dei libri molto belli, anche di storia della filosofia. Bene, Habermas in qualche modo, forse, eppure conoscendolo bene, io credo che se non si rifaccia comunque colluda profondamente con le posizioni di Calogero, rispetto, torno a dire, a questa dimensione fondamentalmente pratica della filosofia e del fatto che già l'atto del discorrere, conversare, se
assunto in tutta la serietà del riconoscimento dell'altro che implica l'atto del discutere, conversare è un atto pieno di valori che si tratta di esplicitare. E questo ovviamente è appunto per sfuggire a una concezione solo contemplativa, metafisica della filosofia, che dovrebbe contemplare una verità in qualche modo fuori di sé. E va bene, di questo si potrebbe dire molte cose, ma qui vorrei soprattutto dire che questa concezione della verità e dell'organizzazione sociale come dialogo, se può valere, diciamo, moltissimo ovviamente nel campo appunto dei diritti, del riconoscimento degli altri, dell'espansione dei diritti democratici a ogni tipo di alterità, non è come dire che non ponga e non crei in qualche modo anche dei problemi, perché ricordo per esempio che proprio durante il mio decennio universitario, durante gli anni 60, l'Istituto di Filosofia di Roma, che era stato fondato da Giovanni Gentile e che appunto aveva degli allievi e ancora profondamente legati a Gentile, l'altro professore gentiliano si chiamava Spirito, Ugo Spirito, che insegnava filosofia teoretica, e per dirvi, come dire, semplicemente che cosa era l'università allora, quanto a serietà e a feconda liberazione degli studenti rispetto alla tragedia miserevole dell'oggi. Bene, noi quando facevamo l'esame di filosofia teoretica dovevamo portare tutti i 12 libri della metafisica d'Aristotele e tutta la critica della ragion pura di Kant. Quindi dovevamo portare gli strumenti fondamentali del sapere antico e del sapere moderno, che ci mettevano in una condizione, come dire, fondamentale di poter continuare a studiare e a leggere poi per tutta la nostra vita filosofia. Bene, comunque, al di là di questo pensiero amaro che non deve però, come dire, offendere nessuno, nel senso che voi giovani siete all'interno di un cammino non facile, quindi malgrado le difficoltà appunto dell'università, altre cose, sta tutto sulle vostre spalle riuscire a portare avanti questo percorso, quindi tanti auguri, non state a sentire le lamentele di un vecchio professore appunto che ricorda i vecchi antichi. Ma Guido Calogero e Ugo Spirito hanno dato vita per 20 anni a un confronto che si era intitolato Ideale del dialogo o ideale della scienza? Ideale del dialogo o ideale della scienza? La verità è dialogica o è scientifica? Capite che questo è un problema ancora oggi estremamente attuale, tanto più oggi con lo sviluppo enorme della tecnologia digitale e non solo della tecnologia digitale. Perché Spirito poteva argomentare dicendo che la verità è per definizione scientifica, perché
è la scienza che quantifica l'esperienza, che riesce a tradurre e a codificare l'esperienza naturale umana attraverso calcoli, misure, e alla fine esprimerli in un linguaggio quantitativo matematico, che è un linguaggio universale a cui accedono gli esseri di tutte le culture, superando ogni differenza e aprendosi appunto a un modo espressivo che, essendo quantitativo numerico, è per definizione privo di contraddizione, di ambiguità e di incertezze. Quindi Spirito rivendicava la priorità del logos sul dialogo, perché appunto solo il logos finale, sottratto alla discussione e codificato secondo codificazioni precise, sarebbe il luogo del vero, di un vero appropriabile in modo universale dall'intero genere umano. Mentre appunto Calogero opponeva, come dicevo, per i motivi precedenti, all'ideale del logo l'ideale del dialogo, dicendo che la scienza è naturalmente un luogo fondamentale di progresso dell'umanità, poi con le tecnologie che la applicano, ma che i fini della scienza, la destinazione della scienza, l'uso della scienza, deve essere sottoposto alla superiorità del dialogo come luogo di un dibattito democratico che deve seguire le opinioni dei molti, le opinioni della maggioranza, mentre la scienza esclude maggioranza e minoranza, perché impone l'unica lingua e codifica dell'espressione matematico-quantitativa e non conosce democrazia, se non attraverso appunto il consesso degli scienziati e altre cose, ma che devono prodursi alla fine secondo un linguaggio rigoroso, la democrazia è tutt'altra cosa. Quindi scienza e democrazia, l'uno fuori dell'altro o l'uno dentro l'altro? La scienza può gestire l'organizzazione sociale nella sua autonomia? Basti pensare che oggi con l'enorme accumulo dei dati, quelli che vengono chiamati big data, si può pensare che, come dire, i computer possano estrarre delle medie dai comportamenti di tutti, registrati e accumulati in un modo infinito nelle loro banche. E da questo medium estrarre valori, prescrizioni, codificazioni di comportamento. In questo processo automatico di accumulazione di dati, noi sappiamo, no? Ogni volta che apriamo il computer, ci connettiamo con internet, siamo immediatamente raccolti da dati, no? E definiti in un certo modo. Tutto questo, si dice, procura un'enorme enciclopedia dei dati da cui l'intelligenza artificiale potrà ricavare automaticamente decisioni automatiche. Bene, questo
Questo è un problema, ma io vorrei concludere dicendo questo, che rifacendomi in qualche modo a quel grande libro che è stato La crisi delle scienze europee di un filosofo che si chiamava Edmund Husserl, che scrive questo libro verso la metà degli anni 30. Husserl è un grande filosofo tedesco, ebreo, allontanato dal nazismo, dalla cattedra e così via, il fondatore della fenomenologia, forse il più grande filosofo, a mio avviso, del Novecento, va bene, ma non c'entra. E Husserl, appunto, diceva che naturalmente, appunto, il mondo della scienza è un mondo fondamentale, ma si tratta di vedere quanto, potremmo dire in termini moderni, il fatto che il computer si costruisce sul linguaggio binario, su 0-1, per cui l'informazione, il bit, o prende lo 0 o prende l'1. E quindi l'informazione si costruisce su questa alternanza, sì no, nero-bianco. Ecco, ci si domandava se invece all'essere umano compete una decisione, una facoltà di decisione che è molto più sfumata, che è molto più ambivalente, perché l'essere umano è costruito su pulsioni di odio, di amore, di avvicinamento, di distanza, è costruito in un rapporto con l'altro che non è mai univocamente evidente. Il rapporto con l'altro è per definizione un rapporto composito. Freud diceva fatto di pulsioni contrastanti, di amore, anche erotico, di necessità dell'altro, e nello stesso tempo di invidia dell'altro per questa dipendenza, per questo bisogno in una dimensione mentale primaria, e che quindi l'essere umano è costruito su una strutturale ambivalenza del suo sentire, che è proprio ciò che gli consente di sentire e consentire con l'altro e di partecipare alle vicende dell'altro, e che questa, come dire, complessità del sentire e del conoscere umano in qualche modo non potrà che rimanere estranea anche alla massima intelligenza artificiale, che comunque sarà un'intelligenza macchinica e sarà un'intelligenza inevitabilmente fondata sull'alternanza del sì e del no, quindi su una misura di precisione e non di imprecisione. Quindi c'è molto da discutere in questo rapporto tra logo e dialogo, visto che oggi il logo è sempre più, appunto, il logo della scienza quantificante e misurante e dell'intelligenza artificiale che sarà sempre di più il suo sviluppo. Va bene, mi fermo qui. Grazie molto Roberto per questa veramente bellissima lezione, che secondo me arricchisce davvero molto anche il nostro percorso. E
Darei intanto la parola a chi volesse prenderla, nel senso che io spero che qualcuno voglia fare qualche intervento su quanto abbiamo detto, su Calogero, ma anche su argomenti che il professore Finelli ha toccato in maniera molto precisa rispetto all'argomentazione calogeriana. Mi permetto di ricordare, perché questa è una cosa che abbiamo voluto fare anche con le scuole del nostro territorio. Quest'anno noi abbiamo fatto un ciclo seminariale per i docenti che si chiama Filosoficamente, una rassegna itinerante. Allora, caro Roberto, noi abbiamo scelto un esergo preso da Guido Calogero, La scuola dell'uomo. E l'esergo, l'ho scelto io ovviamente, recita questo: la libertà che si deve amare e la libertà dell'altro. Solo a tal patto l'amore per la libertà non è un'aspirazione egoistica, ma un'idea morale, anzi il solo ed esclusivo contenuto dell'esperienza morale. Io trovo che questa piccola citazione sia di una straordinaria bellezza, e fra l'altro ti vorrei chiedere una piccola riflessione su un'operazione che Calogero, da studioso di Socrate, compie smontando però un difetto del, almeno banalizzo un poco, però insomma un difetto del procedere socratico, che è quello dell'intellettualismo socratico, cioè dell'idea che comunque vi sia una verità in interiore omine, come dicevi inizialmente, no? È alla ricerca della verità, ma Socrate presuppone comunque che ci sia in qualche modo. Mi sembra che Calogero, nel rendere intersoggettiva la verità, abbia compiuto in senso moderno ad un avanzamento. Questa è la prima considerazione che mi viene da fare. È affascinante il fatto che molti dei filosofi contemporanei, in particolare gli italiani, devo dire, oltre che i tedeschi, abbiano questo rapporto con l'antichità attualizzata veramente molto molto denso. Penso a Calogero, ma penso anche, non lo so, a Giorgio Colli, che citavo qualche tempo fa a lezione. E poi una domanda cattiva, nel senso buono del termine però. Calogero propone una forma di persuasione disarmata, la chiama, che è un'espressione veramente molto felice. E il presupposto è per l'appunto il dialogo che, fondandosi in senso intersoggettivo, presuppone che l'altro sia disarmato come me. Ora, come si fa a dialogare per esempio con uno armato come Salvini? E in questo tu intravedi un limite alla filosofia del dialogo, cioè, la dico diversamente, il riconoscimento della libertà dell'altro deve necessariamente essere reciproco, altrimenti viene meno tutto l'edificio. Allora ti chiederei qualche riflessione su questo, e se non ci sono e se ci sono poi altre domande, cedo la parola agli altri, altrimenti ne avrei qualcun'altra ancora. Grazie. C'è Manuela Alò che ha una domanda, la possiamo raccogliere adesso, Roberto? Certamente. Prego Manuela, prego. Grazie, buongiorno al professor Finelli e al professore Ciregi. La ringrazio professore, una lezione bellissima, è stato proprio un'immersione, un film, è stato un film dall'inizio alla fine. Ci sono dei punti che mi hanno particolarmente colpita, la questione di Platone, che come risposta alla morte ingiusta di Socrate, no? Che aveva cercato, se così ho capito, che ha cercato il dialogo e invece no, è stato ucciso forse da una mancanza di comprensione nel dialogo, e allora la risposta di Platone è stato separiamo e mettiamo il bene, no, e tutti i valori da un'altra parte, un po' un fallimento del dialogo, no? E poi l'altra cosa è che, e lei l'ha citato alla fine, Husserl, per tutto il tempo ho pensato all'intersoggettività di Husserl, nel quale si ritrovano tantissime delle tematiche che lei ha trattato, dal fatto che l'altro è
monade, l'altro è monade nella mia monade, no? La produzione dell'altro come io produco l'altro e l'altro produce me. Questa intersoggettività, queste relazioni che costruiscono, no, la mia identità e l'identità dell'altro, inteso non soltanto come altra persona, ma anche come altro mondo, no? E quindi, insomma, queste due cose. E poi anche Heidegger, no, per quanto per quel che posso aver capito io, banalmente, certo, individua l'essere, no, come come principio indeterminato, no? Però non è l'essere di non è ideale, non è un bene ideale a platonico, ma è un essere che attraversa il mondo e si manifesta nel mondo, no? Anche questa idea di verità, che è un disvelamento progressivo, no? Dall'oscurità, dalla radura, piano piano esce fuori poi una verità che non si fa mai corpo. Ecco, queste sono tre cose che se avesse la voglia di approfondire, mi piacerebbe moltissimo ascoltare. Grazie. Grazie Emanuela Lo. Un'ultima domanda in questo giro di Ernesto Costa Cesari. Prego, carissimo. Sì, professore, prima ha parlato della democrazia che dovrebbe consistere in un'espansione costante di coloro che hanno diritto al dialogo. Quindi mi è sorta la domanda: ma chi è che non ha diritto al dialogo per Calogero? E c'è qualcuno che non ha diritto al dialogo? Molte grazie. Forse possiamo cominciare con questo giro, Roberto. Sì. Rispondi pure ai ragazzi prima, non ti preoccupare. Naturalmente, grazie delle domande. Dunque, partirei intanto da quest'ultimo riferimento che la signorina Lo faceva ad Heidegger. Sicuramente Heidegger ha una concezione dell'essere come qualcosa che è profondamente intrecciato all'esistenza umana, e come dire, anche Heidegger in qualche modo non è un pensatore del conoscere, ma è un pensatore del sentire, insomma, perché come sappiamo la fenomenologia in Heidegger è una conoscenza appunto in primo luogo delle passioni verso qualcosa, dell'esistenza è un processo appunto in primo luogo emozionale, anche se, come dire, le passioni di cui parla Heidegger, la passione fondamentale è quella dell'angoscia, quella dell'essere per la morte, della capacità di anticipare l'essere, insomma. E, da questo punto di vista, insomma, è un qualche cosa di profondamente lontano dal discorso culturale calogeriano, insomma. Perché Calogero appunto non sarebbe in luogo d'accordo con questa dilatazione dell'angoscia a dimensione emotiva fondamentale dell'umano, dell'angoscia come anticipatrice della morte, ma soprattutto non sarebbe d'accordo appunto con la riproposizione di un principio filosofico che lui definisce arcaico come quello di essere, che appartiene a una dimensione in qualche modo ontologica, insomma, e non risolta completamente nell'antropologia, perché per rispondere anche alle domande di Cicchiacci, il discorso di Calogero è quello di tentare una dimensione appunto
assolutamente relazionale e intersoggettiva dell'esperienza umana. Naturalmente con dei limiti, perché, come dire, Calogero poi in qualche modo ha preso le armi metaforicamente contro il fascismo, quindi non è andato a dialogare con il fascismo, perché appunto una condizione strutturale del dialogo ovviamente è che ci sia reciprocità di riconoscimento tra i diversi interlocutori. E quindi il dialogo deve essere una scelta, diciamo, collettiva, in qualche modo originaria. Torno a dire, a partire dal fatto che nessuno presuma di avere la verità dentro di sé, e che quindi nessuno presuma che la verità sia fuori di sé, come l'essere ancora in qualche modo di Heidegger. Io direi che non so se nel discorso di Calogero ci sia invece un eccessivo uso di questa concezione intersoggettiva. Non so se in Calogero non ci sia stata un'eccessiva valorizzazione dell'alterità come alterità dialogica. Su questo io ho avuto profonde discussioni con lui, e ci sia stata una chiusura invece rispetto, come dire, all'apertura di un altro all'interno di ciascuno di noi, che è, diciamo, l'esito fondamentale della psicanalisi e di un certo tipo di cultura moderna che si rifà alla psicanalisi, nel senso che Calogero ha chiamato il dialogo la regola aurea. La regola aurea, appunto, in senso morale, proprio come la critica della ragion pratica di Kant. Insomma, Kant ha elaborato l'imperativo categorico, lui chiama il dialogo la regola aurea, sempre in questa dimensione di imperativo, appunto. E ha sempre fortemente sottolineato, come ricordava anche Ciriaci, che l'altro va riconosciuto, quindi deve essere un atto morale che parte da me per andare all'altro. Bene, però c'è da dire, appunto, anche qui ritornando all'idealismo tedesco, che prima che l'altro venga riconosciuto, che io sia capace di questo riconoscimento, l'idealismo tedesco diceva che c'è una costruzione di soggettività, una maturazione di soggettività per fare questo atto morale, che ha avuto bisogno precedentemente dell'altro. Prima che io possa riconoscere l'altro, devo essere stato io riconosciuto in un mio processo di crescita, e la psicanalisi dirà fondamentalmente in una capacità di dialogare con le mie emozioni, di dialogare con la mia interiorità di sentimenti. C'è uno psicanalista inglese della seconda scuola freudiana, personaggio singolare, nato in India, poi vissuto in Inghilterra, che c'ha le due culture, cioè che si chiamava Bion, Wilfred Bion. Bene, Bion elabora una singolare teoria del pensiero infantile,
dicendo che la usa anche dei termini kantiani, molto Kant, che l'infante all'inizio, il neonato, si trova di fronte a delle impellenze di bisogni corporei, a delle bisognosità, fame, di sete, di caldo, talmente impellenti e devastanti che la sua gracile mente non può accoglierle e devono essere riconosciute da un'altra mente, contenute da un'altra mente, che è quella materna, che è una mente più strutturata e quindi capace di reggere la drammaticità di quel bisogno che per il bambino è pari alla morte, insomma, è fortemente drammatico. E quindi Bion parla del formarsi di una mente al quadrato e dice che la mente di ciascuno di noi, se non è stata adeguatamente contenuta, riconosciuta dalla mente materna o da chi ne fa le veci, espelle quei sentimenti, quei bisogni che ha dentro di sé, fuori di sé, come delle cose in sé, dice kantiane, come dei proiettili che butta sul mondo per espellere, diciamo, queste sensazioni drammatiche e devastanti. E in quel modo non si forma una mente capace di pensare, perché si forma una mente capace fondamentalmente di scindere e di proiettare, di espellere. Ora, questo significa, dice l'idealismo tedesco, qui ne sto dando una versione psicanalitica, che potrebbe obiettare a Calogero, prima che ci sia questa capacità morale radicale di riconoscimento dell'altro, io devo essere stato capace in qualche modo di riconoscere me stesso, di essere stato riconosciuto, di avere un dialogo con la mia interiorità che mi renda in qualche modo una persona emancipata, nel senso che non proietta sugli altri il proprio sentire passioni invidiose, distruttive, tutte che procedono in termini inconsci. Allora si potrebbe dire che da questo punto di vista forse sia l'idealismo tedesco che poi la psicanalisi hanno allargato il discorso del dialogo. Per cui il dialogo non è semplicemente il dialogo con l'altro fuori di me, che pure ovviamente è fondamentale, abbiamo detto, ma è anche il dialogo dentro di me, perché se si forma una mente che scinde dal sentire, se si forma una mente che è lontana dall'emozione, ma che diventa una mente aperta solo all'informazione, aperta solo al messaggio esterno e non ascolta, diciamo, questi vettori di senso profondi, quindi se non c'è questa duplicità del dialogo, un dialogo orizzontale, che è quello di cui parla Calogero, e un dialogo verticale, di cui hanno parlato altre culture, a partire in primo luogo forse dall'esistenzialismo di Kierkegaard.
delle domande. Allora, intanto il laicismo, sì, Calogero ha scritto anche quel testo appunto molto bello che era citato prima, Scuola laica. Sì, laicismo inevitabilmente, insomma, perché con tutto il rispetto per qualsiasi religione, appunto, Calogero sta nella tradizione kantiana della regola aurea, insomma, per cui la definizione di ciò che è bene e ciò che è male nasce solo dalla relazione immanente dalla comunità umana, perché laicismo significa che non ci può essere nessuna verità presupposta, nessuna tradizione presupposta, nessuna rivelazione presupposta. Può essere vero solo l'esito del dialogare e non il presupposto del dialogare. E quindi laicismo significa fondamentalmente questo. Coerente, ripeto, con la sua teoria del dialogo, ma a proposito della tecnica heideggeriana, ma soprattutto di quello che stiamo vivendo oggi, non solo in questi giorni, ma come dimensione ormai epocale. In particolare appunto con queste rivoluzioni tecnologiche. Io non credo naturalmente che si possa in nessun senso ritornare indietro. Questa rivoluzione sul piano comunicativo che stiamo vivendo è una enorme rivoluzione nella storia dell'umanità. E io credo che le rivoluzioni nelle tecniche di comunicazione siano state fondamentali, se penso, diciamo, molto schematicamente a che cosa ha significato l'invenzione dell'alfabeto rispetto a tutte le lingue pittografiche e geroglifiche, la capacità di riuscire a sintetizzare in solo 24 o 25 segni quello che prima era un sapere di immagini che selezionava fortemente l'umanità tra chi sapeva e chi non sapeva, perché si trattava appunto di essere addestrati fin dall'infanzia ad accumulare la memoria delle diverse immagini. L'alfabeto, come dire, è un passaggio di democrazia radicale, con la possibilità appunto del leggere e dello scrivere, quindi di condensare informazioni attraverso questa strumentazione così semplice. Pensate al secondo passaggio epocale nella storia delle comunicazioni, che è stata l'invenzione del libro a stampa con Gutenberg, e quindi il fuoriuscire, insomma, dalla monologia dell'amanuense e la possibilità di disporre di questa enorme quantità di libri. La riforma protestante si è valsa moltissimo di Gutenberg, con la traduzione che Lutero ha fatto della Bibbia in tedesco. Oggi io credo che noi stiamo vivendo una rivoluzione analoga. Perché la possibilità di accumulare e calcolare, soprattutto calcolare informazioni
con questa forma che non è della mente umana, ma che può essere solo della mente artificiale, ci consente sicuramente, come dire, consente all'umanità tendenzialmente di entrare in comunicazione con se stessa, tutta l'umanità. E quindi, diciamo, in termini quasi utopici, questi strumenti potrebbero diventare le tecnologie che consentono un'autocoscienza dell'umanità in senso kantiano, nel senso dell'unificazione del genere umano. Ma questa è solo una possibilità di queste tecnologie, perché al contrario, appunto, nei loro automatismi possono contenere invece una tendenza tecnocratica, antidemocratica, devastante. Ora, cosa rispondere a tutto questo anche rispetto all'ultima domanda? Io credo che si possa rispondere solo mettendo in campo un umanesimo, una teoria della soggettività che come dire, consenta a ciascuno di dialogare con se medesimo, con il proprio sentire e la propria scelta di vita, senza aver paura di rimanere solo con se stesso. Io credo che un minimo di risposta possa consistere in una, di fronte a questa ricchezza informativa, mettere in campo una ricchezza antropologica di una soggettività che lavora sull'asse orizzontale e insieme sull'asse verticale. Cioè di una soggettività che non abbia paura di sé e che perciò si consegna al collettivo, al comune, all'informazione che viene da fuori. Ma come si procura una soggettività del genere in un mondo così sperduto, come diceva il nostro amico, alla fine, dove c'è il comando dell'altro impersonale al consumo e all'esteriorità? Come si riesce a rompere questa catena drammatica? Io le potrei rispondere coltivando cenacoli monastici, come faccio io per esempio con una mia piccola rivista dove ho raccolto tutti i miei giovani e meno giovani laureati che si sono stretti con me appunto in un'esperienza non solo di cultura ma anche di affetti, dove cerchiamo di favorire le disponibilità, le esigenze, i gusti di ciascuno, cercando di curarne appunto gli studi, le passioni, e che tutti possano in qualche modo sentirsi riconosciuti. Ma perché una umanità approfondita sul piano verticale ha bisogno del riconoscimento dell'altro. Come diceva Freud, nella cheronte, nella interiorità ci si va accompagnati dall'altro, dallo sguardo della madre comprensiva, della madre metaforica. L'intera scuola italiana dovrebbe organizzarsi su questa base di una scuola che non fosse solo una scuola del conoscere, ma che fosse una scuola anche dell'essere riconosciuto. Di una scuola quindi che stimolasse una mente
non solo ad accogliere l'esteriore sia del passato che del presente, ma che sia disposta ad accogliere l'interiore, ma questo significherebbe una riforma profondissima della nostra scuola, a partire dal numero ovviamente degli studenti, che dovrebbe essere 15-16 al massimo, e poi soprattutto uno scambio scuola-università, per cui i nostri professori di scuola media, di liceo, dovrebbero andare ogni 6 anni in sabbatico pagato all'università, ritornare a studiare, e l'università dovrebbe trasformarsi profondamente per accogliere questi stuoli di professori che hanno diritto ad un aggiornamento, oltre che teorico, emozionale, per non generare genocidi, all'interno delle scuole. Quindi, questo è un discorso ovviamente utopico. Io mi sono permesso di scrivere anche recentemente un manifesto utopico sulla scuola e l'università in questo senso. Mandamelo Roberto, non ti scordare, così ne parlo con i ragazzi poi. Molto volentieri. Ma per dire che, come dire, siamo a un passaggio talmente epocale di civiltà e di un possibile nuovo medioevo, che io credo solo appunto l'allargamento del concetto calogeriano di dialogo, nel senso anche del dialogo interiore, e di tutte le istituzioni che potessero favorire questa pratica del riconoscersi nella nostra più propria individualità. Ciascuno di noi nasce diverso dagli altri, con una storia generazionale diversa, e ha diritto ciascuno di noi ad avere un proprio progetto di vita diverso da quello degli altri. Dobbiamo riuscire a mettere in campo, per quanto è possibile, una nuova forma di civiltà, che sia basata su questa antropologia più complessa dell'orizzontale e del verticale. Intanto la poniamo almeno come esigenza. Va bene? Caro Roberto, grazie, grazie di cuore davvero per questa, tua lezione, che si conclude con non con semplicemente ripetere o riferire quello che ci ha detto Calogero, che già sarebbe molto, ma anche con un tuo pensiero e anche con la tua esperienza di vita intellettuale, quale tu sei. Io ti ringrazio davvero molto, ti siamo tutti molto grati. Chiederò il permesso a te di poter inserire questo nostro seminario sul canale YouTube del nostro corso di laurea, al fine di poter divulgare un poco il nostro operato all'interno, insomma, del grande circuito di internet, della grande rete di internet, sempre che tu ce lo conceda. E ovviamente io soffro molto di saperti lontano, anche se ti vedo, e mi auguro di poterti avere come ospite l'anno prossimo in condizioni diverse, di vita diverse, anche di possibilità di scambio diverse. Grazie da parte di tutti. Benissimo. Io ringrazio te, volevo salutare i colleghi in primo luogo, facendo loro auguri e tante buone cose, e poi naturalmente gli studenti, le studentesse in particolare. E grazie per le domande, per la pazienza e per l'ascolto, tante buone cose. Arrivederci. Grazie Roberto. Grazie molto. Arrivederci. Grazie. Grazie professore, grazie. Allora, grazie a tutti, siete stati molto bravi anche nelle domande, vi ringrazio molto.